Quasi 14 milioni di cittadini europei hanno scelto di lavorare e vivere in un altro Stato membro. A tal fine sono necessari una stretta cooperazione transfrontaliera e un chiaro scambio di informazioni tra gli Stati membri. È qui che entra in gioco l'Autorità Europea del Lavoro, ELA. Il suo obiettivo è quello di consentire ai cittadini europei di beneficiare più facilmente del mercato interno dell'Unione Europea. Lo fa in vari modi. Agevola l'accesso delle persone e dei datori di lavoro alle informazioni sulla mobilità dei lavoratori. Coordina IURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, al servizio delle persone che cercano lavoro in un altro Stato membro e dei datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di un altro paese europeo. Sostiene la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Facilita le ispezioni transfrontaliere per migliorare l'applicazione delle norme sulla mobilità dei lavoratori. Assiste gli Stati membri dell'UE nell'organizzazione di attività formative e nella lotta al lavoro sommerso. E svolge un ruolo di mediazione nelle controversie transfrontaliere relative alla mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri dell'UE. Il Consiglio di amministrazione dell'ELA stabilisce gli orientamenti strategici e supervisiona tutte le attività dell'autorità, mentre il direttore esecutivo è responsabile della sua gestione. Il gruppo degli stakeholders, composto da organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro a livello di Unione, contribuisce con competenze e consulenze. Dal 2019 l'ELA aiuta gli Stati membri e la Commissione europea ad assicurare che la mobilità dei lavoratori in Europa sia equa, semplice ed efficace. Per saperne di più sull'ELA, visita il nostro sito web.